È stato approvato lo statuto di Nuova Pescara con 39 voti favorevoli e 26 contrari. Erano presenti 65 dei 75 consiglieri comunali. I due sindaci alleati di Montesilvano e Spoltore, Ottavio De Martinis e Chiara Trulli, sono riusciti a mettere in minoranza il fronte, mai così unito, verrebbe da dire, di Pescara. Pescara ha detto no allo statuto della Nuova Pescara. Ha detto no per una serie di motivi, perché noi abbiamo nel dibattito che si è aperto sollevato il problema degli assessori e del nome della città. Veramente avevamo anche sollevato il problema del numero dei consiglieri, ma quello è stato risolto con un emendamento in sede di assemblea, ma non è stato risolto invece il problema degli assessori. Noi pensiamo che i municipi non abbiano necessità di assessori, ma che siano sufficienti consiglieri delegati per evitare costi aggiuntivi, dimissioni degli assessori con ingresso di altri consiglieri. Poi l'altro problema che avevamo sollevato era il nome. Noi pensiamo che questa nuova realtà non possa che chiamarsi Pescara, come è già successo quando Pescara e Castellammare si sono unite nel 1927 e il nome è rimasto Pescara anche in onore di D'Annunzio, che è il più grande personaggio che ci sia mai stato in questa area. Cosa prevede lo statuto? Si chiamerà Nuova Pescara e sarà divisa in quattro municipi: Spoltore, Montesilvano, Castellammare e Porta Nuova. Sono previsti organi decentrati. Spoltore avrà 12 consiglieri municipali, mentre a Montesilvano, Castellammare e Porta Nuova ce ne saranno 16. Durante la seduta di oggi il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, ha ricordato anche che entro il prossimo 30 settembre i tre consigli comunali con votazioni separate dovranno approvare anche le convenzioni sull'esercizio associato di diverse funzioni, tra cui la protezione civile e la programmazione dei finanziamenti europei. Prendiamo il fatto che comunque si va verso una nuova città che sarà la capitale dell'Adriatico, e questo è molto importante. Poi le questioni tecniche io credo che comunque si risolveranno con il tempo. C'è un'altra scadenza, che è quella del 31 dicembre, prevista dalla legge regionale, e riguarda la ratifica di quanto approvato oggi. Sì. Tutti e tre i comuni dovranno votare lo statuto che oggi viene approvato in assemblea. Ove non ci fosse l'unanimità dell'approvazione, a quel punto entrerebbe in vigore lo statuto del comune di Pescara.